Le melanzane sono ortaggi che richiedono un terreno ben lavorato e ricco di sostanze organiche. Piantare nel posto giusto è fondamentale per ottenere un buon raccolto. Le annaffiature all'inizio devono essere abbastanza frequenti, almeno 3 volte alla settimana. Evitate però di bagnare le foglie. Dopo 10 giorni dal trapianto, distribuite una manciata di concimi naturali. La potatura delle melanzane è una tecnica biologica che ci permette di ottenere una produzione di frutti più lunga e di migliore qualità. L'operazione di scacchiatura delle melanzane consiste nel favorire lo sviluppo iniziale di un forte tronco portante, eliminando i primi germogli. La pianta di melanzane, quando ha superato un mese di vita e ha circa 30 cm di crescita, deve essere ripulita dai primi germogli e foglie fino ad arrivare alla diramazione principale. Il contributo della pacciamatura organica. Durante il lungo ciclo culturale delle melanzane è possibile continuare a distribuire sostanza organica alle basi delle piante con pacciamatura di erba appassita. Chiaramente lo scopo di questa tecnica è di prevenire la nascita dell'erba spontanea e proteggere le radici dal sole. La melanzana è un ortaggio rustico e semplice da coltivare, resistente alla siccità e amante dei climi miti. Appartiene alla famiglia delle solanacee e si tratta di una pianta di origine asiatica. Lui è Lucky. Lucky fa parte della mia famiglia, mio migliore amico. È sempre felice di seguirmi in tutto ciò che faccio. Mi amerà per sempre, a prescindere da ciò che faccio o da ciò che sono. Sempre. Le melanzane sono piante con una crescita vigorosa che hanno bisogno di adeguati sostegni per svilupparsi in modo sano e rigoglioso. Predisporre una corretta legatura, inoltre, è indispensabile per evitare i danni dovuti dal maltempo. La raccolta avviene da 8 a 12 settimane dal trapianto. Il frutto deve essere raccolto quando ancora non è del tutto maturo, quando la buccia è lucida e brillante. La polpa è soda e compatta e i semi non sono ancora evidenti. Staccate il frutto dalla pianta con una forbice e con un brusco movimento dal basso verso l'alto. Di questo. Facciamo tipo grigliata? Sarà mezzo chilo?
ma sicuro half kilo sto. Amici, lo sapete che ogni pianta produce 2 o 3 kg di frutti. Poi i frutti si possono conservare per 12 giorni.